benvenuti ad una nuova puntata della nostra Chiesa nella città in questa fine di luglio caldissima. E allora noi vi portiamo in montagna, in Valle d'Aosta, per la tradizionale visita dell'Arcivescovo di Milano ai campeggi della diocesi. Il campeggio è uno stile di vita che dice che tipo di donne e di uomini siamo, nel senso che qui si dimostra l'apertura a Dio, agli altri e al creato. Lo dice il cardinale mentre un pallido sole illumina lo splendido paesaggio montano di Val Grisanche, in Val d'Aosta, presiedendo la messa in una delle cattedrali più grandiose che si possano immaginare, fatta del verde e del profilo delle montagne. A cornice del semplice altare, le tende del campeggio femminile di Val Madrera. E allora sono tutti intorno all'arcivescovo, i giovani anche dei campeggi vicini, le ragazze di Carugate e chi partecipa ai campeggi misti degli oratori di Nerviano, di Cantalupo e di San Barnaba e Maria Madre della Chiesa di Milano. In tutto oltre 300 persone, educatori e ragazzi, che l'arcivescovo pare guardare a uno negli occhi. Finché non si impara a vedere cosa c'entra Gesù con gli affetti, col lavoro e con il riposo, non si diventa uomini e donne maturi in senso pieno. Ricordatevi bene questa affermazione dell'arcivescovo. Finché io non vedo cosa c'entra Gesù con il mio modo di amare, di lavorare e di riposare, io non intravedo la strada del mio futuro. Io non ho un cammino sicuro davanti, e l'uomo che non ha una meta chiara, l'uomo che non sa dove andare, non cammina, si perde. E a partire dalle parole del Salmo aggiunge: il Signore viene, è in mezzo a noi per la potenza dello Spirito Santo, non sta in silenzio. Cosa ci dice? Dice che la parte migliore di noi stessi è imparare cosa c'entra la presenza di Dio con gli affetti, con la scuola e con il riposo. Da qui l'indicazione e il compito lasciati ai giovani, ma anche a tutta la diocesi con la lettera pastorale che guiderà il nuovo anno diocesano. Lettera che si augura il cardinale leggano anche i ragazzi. Essere cristiani, partecipare alla messa, portare la messa nella vita di tutti i giorni, significa affrontare questa grande questione. Questo è un compito che l'arcivescovo vi lascia. A conclusione c'è ancora tempo per un'ultima indicazione ai giovani, carissima l'arcivescovo, che ricorda: la prima volta che anch'io ho fatto un campeggio è stato nel 1959. Può capitare anche per dire a te, no? Per dire, può capitare anche a te, che magari adesso non ci stai pensando, può capitare che sei qui al campeggio, vedi questi personaggi con su quella veste bianca lì, vedi e dici: ma magari anch'io potrei fare il prete. E il dramma è che non la portate fuori, e non, questo non vuol dire che uno deve diventare suora, prete o consacrarsi a Dio. Quello si capirà. Quello che io dico è che dovete prenderla sul serio. È chiaro? E anche qui confrontarvi con le persone adulte che sanno come aiutarvi a capire cosa significa. In questo contesto di educazione all'amore, ognuno con il proprio carisma, il modello del campeggio come stile di vita è particolarmente prezioso. Concetti che il cardinale aveva sottolineato anche nel breve incontro con le autorità, svoltosi prima della celebrazione eucaristica. Un simile stile di vacanza è un fattore di civiltà. Allora, perché stiamo vivendo in Europa in generale e in Italia in particolare questo momento di grave prova? Perché abbiamo un po' smarrito, piuttosto non siamo più in grado di ritrovare dei pali solidi da ficcare nel terreno su cui edificare il nuovo in Europa. Abbiamo bisogno di nuovo in Europa, abbiamo bisogno di nuovo in Italia. Invece siamo... È come se fossimo, se ci fossero delle forze che costantemente ci tirano indietro rispetto a questo nuovo passo che dobbiamo compiere. Allora, la novità nasce sempre dal basso, nasce dal popolo, no? Perché se è progettata dall'alto, dagli intellettuali, dagli uomini
che sono al potere, che noi rispettiamo, come dire, non riesce ad assumere tutte le istanze profonde che vivono nel sociale. È la società civile la ricchezza del nostro paese. Poi, dopo le immancabili foto di rito, via verso Planaval, nella struttura dell'oratorio di Carugate. Un'ottantina le ragazze delle scuole medie che vi stanno trascorrendo la loro vacanza. Al via i festeggiamenti per i 30 anni dei Campeggi di Uniti, una grande realtà che fa ancora più bella la diocesi di Milano. 30 anni fa nasceva questo gruppo Campeggi Riuniti, una realtà che è nata in un decanato, una piccola realtà diocesana che però dopo 30 anni siamo arrivati ad avere un'esperienza notevole di leggi, notevole di organizzazione e sosteniamo questa attività che vede parecchi giovani adulti coinvolti d'estate. I vostri numeri? I numeri sono da consolidare per l'estate, ma diciamo che ci avviciniamo ai 15.000. Abbiamo un 1.200 educatori e animatori che rendono possibile questa vacanza e intorno alla realizzazione e alla gestione poi nei campi, quindi la cucina, l'organizzazione e tutto, abbiamo circa 4.000 volontari che girano. Grazie allora. Grazie a voi e a risentirci per i festeggiamenti dei 30 anni. Direi prima di tutto che i campeggi sono la conclusione di un percorso che i ragazzi fanno durante l'anno nelle parrocchie. Il campeggio non porterebbe frutti e non sarebbe così vissuto con intensità se non ci fosse questo tirocinio, chiamiamolo in questo modo, che i ragazzi sperimentano durante tutto l'anno nella catechesi, nei giochi, nella ricreazione, nell'educazione. E soprattutto negli ultimi anni, anche se qualche campeggio per motivi oggettivi ha dovuto chiudere, direi che come esperienza complessiva si è intensificato perché il rispetto per la natura, la riscoperta per le escursioni in montagna, eccetera, hanno trovato una nuova linfa, una nuova primavera. E ancora in pomeriggio campeggio per il Cardinale. Infatti si sale fino a Rheims Notre Dame, dove hanno piantato le tende, è proprio il caso di dirlo, gli oratori di Cassina de' Pecchi, Busto Garolfo e Rivolta d'Adda. Anche qui, in questo estremo e splendido lembo del Parco Nazionale del Gran Paradiso, si riflette e si prega. Siamo qui a Rheims con 70 ragazzi che vanno dalla terza elementare alla terza media, sono seguiti da 25 animatori, grosso modo dell'età delle superiori. Siamo presenti io e Don Stefano, l'altro coadiutore, con tutta l'equipe della cucina che ci aiuta a sostenere la proposta. Insomma, una bella realtà, oltre un centinaio di persone tra ragazzi, appunto chi si occupa di loro. Sì, è una realtà viva, è un po' come un piccolo oratorio che si trasferisce in montagna. Questo ci dà l'occasione per seguire i ragazzi in modo accurato, attento, con una proposta che quest'anno, dato il periodo storico che la Chiesa ha vissuto nell'ultimo anno, abbiamo voluto dedicare a San Francesco e a Papa Francesco. Che tipo di esperienza è invece per un sacerdote essere in campeggio? Mi verrebbe da dire che è un'esperienza completa, lo stare con i ragazzi 24 ore su 24, seguirli, avere cura di loro in ogni momento della vita, sia della proposta educativa, spirituale, momenti di preghiera, ma anche i momenti quelli un po' più legati al gioco ed anche alle escursioni, al contatto con la natura, dà sicuramente l'occasione di una conoscenza molto approfondita, molto diretta e reale. Poi i ragazzi portano in montagna anche quello che è la loro vita del paese, quello che è la loro vita nella famiglia. Per loro anche lasciare la casa è una delle esperienze più forti. L'arcivescovo, che arriva subito circondato da grande affetto, spiega: esiste un disegno su ognuno di noi. Essere venuti a vivere questa esperienza di campeggio e la vostra accoglienza all'arcivescovo significa esprimere la scelta, la decisione che adesso affidiamo alla preghiera, di scoprire insieme nella comunità il disegno di Dio su ciascuno di noi. Il Cardinale vi ha invitato a prendere sul serio quello che vi capita e quello che vi capiterà nel futuro. Sentite la forza di dover prendere sul serio. Si dice oggi i ragazzi ascoltano poco, però se si danno proposte ricche di contenuto, ascoltate. Sì, quello sì, perché
appunto stando in città così magari non c'è neanche tempo per prendere le cose sul serio, avere altri impegni, essere sempre occupati, invece con il campeggio c'è molto tempo libero. Laura, è bello stare in campeggio? Sì, è un modo diverso di passare le vacanze, un modo particolare anche per stare insieme agli altri e divertirsi in modo semplice. Dunque, il valore educativo primario che si impone da solo è proprio un recupero di un rapporto con il creato che è assolutamente indispensabile oggi. Tutti ne parliamo, tutti parlano dell'ecologia, ma si tratta non solo di far discorsi, ma di trovare spazi e tempi sufficientemente prolungati per godere della bellezza del creato, e queste valli sono un'espressione fondamentale. Però, come lei ha detto, l'insieme, cioè il noi, l'essere insieme, è una condizione fondamentale per godere del creato, per imparare un dialogo che vada più alla sostanza delle cose, per imparare ad ascoltare ciò che sta dietro il creato, che è l'imponenza di Dio nella nostra vita. Il guaio più grosso di questo tempo di fatica è la dimenticanza pratica di Dio da parte dell'uomo. Quindi queste valli sono un grande dono, sono un'occasione per ritrovare il riposo in senso pieno. Uno riposa non solo quando stacca la spina, ma quando ritrova il gusto di vivere. Infine, appunto, la festa, con un bastone di legno solido, forte come queste terre, che i ragazzi regalano al loro pastore, pastore di anime. Che bello vedere l'allegria di questi ragazzi, vi posso assicurare che è stata una giornata intera vissuta proprio tra riflessione, preghiera, amicizia, ma anche tanta felicità. I campeggi fanno bene. E ora una nomina che viene direttamente dal Papa. Infatti il Santo Padre ha nominato il Cardinale suo inviato speciale alla celebrazione per il 1700° anniversario dell'Editto di Milano, in programma a Niš in Serbia nei giorni 20-21 settembre prossimi. Il Cardinale Scola sarà accompagnato da una delegazione ambrosiana a Niš, che è la città natale di Costantino, dell'imperatore Costantino, al quale secondo la tradizione si deve la promulgazione, appunto 1700 anni fa, nel 313, dell'editto cosiddetto di Milano. E adesso è tutto per la prima parte del nostro programma, ma restate con noi perché torneremo insieme dopo la pubblicità con la GMG. A tra poco. Ritrovati, come vi avevamo promesso, in questa seconda parte, ovviamente GMG, non poteva essere altrimenti, i grandi momenti vissuti finora. Siamo in diretta di giovedì e quindi la GMG non è ancora finita con la celebrazione, la veglia di preghiera, insomma il clou, diciamo così. L'insieme però della 28ª giornata mondiale della gioventù in Brasile ve lo racconteremo con uno speciale la settimana prossima, ultima puntata della nostra chiesa per quest'anno. L'arrivo, e non poteva essere altrimenti, che fa la storia tra la folla, con qualcuno che riesce a sporgersi fin dentro l'utilitaria, non blindate, con i finestrini abbassati, che porta nel centro di Rio de Janeiro per la 28ª GMG, Francesco. Il Papa che la sua borsa la porta da solo sulla scaletta dell'aereo, il Papa che entusiasma, e questo lo sapevamo, ma che qui addirittura infiamma i giovani e non solo, tanto che arrivano anche le polemiche per la falla evidente nella sicurezza brasiliana. Sia come sia, i giovani, e i protagonisti sono loro, per la GMG ci sono, e dall'Italia ne sono arrivati più di quanti ci si attendesse, oltre 4.000, tra cui un entusiasta Marco, che abbiamo raggiunto appunto tra le vie di Rio. Hai già visto il Papa? Sì, ieri ero in centro quando è arrivato. Ero uno di quelli che ha fatto dirottare la macchina perché gli sono entrato quasi dentro, però non ci ho fatto a vederlo perché eravamo troppi. Si è dovuto scappare, poi l'abbiamo rincorso, insomma alla fine ho fatto un video. Sì, comunque ho visto. Senti, che cosa ti aspetti dai prossimi giorni? Ah, miracoli, miracoli.
mi aspetto di tutto, miracoli. Soprattutto la cosa che mi piace tantissimo è il fatto che ci siano la chiesa sia cosmopolita, nel senso quanto abbracci tutto il mondo. Noi ci abbiamo la speranza, ci guida la speranza. Insomma, l'attesa non manca. E allora tornano alla mente quelle parole di Francesco, ancora prima di arrivare in Brasile. Come per mettere da subito le cose in chiaro sulla generazione che rischia di perdersi e che rischiamo di perdere, con una grave responsabilità. Con questi tanti giovani senza lavoro, anche a loro arriva la cultura dello scarto. Ma dobbiamo tagliare questa abitudine di scartare. No, cultura della inclusione, cultura dell'incontro, cultura fare uno sforzo per portare tutti alla società. E questo è un po' il senso che io voglio dare a questa visita ai giovani nella società. Muchas gracias. Obrigado. Vi chiedo un favore, pregate per me, ne ho tanto bisogno. Che Dio vi benedica e la Madonna di Aparecida vi protegga. Così Papa Francesco ha salutato con affetto la folla che lo attendeva all'esterno del grande santuario mariano. Nostra Signora della Concezione di Aparecida per la prima celebrazione eucaristica presieduta da Francesco nella GMG brasiliana. Folla naturalmente dentro e fuori il santuario, uno dei luoghi più amati e venerati dell'intera America Latina, con la imago della Madonna Nera, casa madre di ogni brasiliano, come ha detto ancora il Papa. Ed è stato un inno a Maria, sotto la cui protezione Francesco ha voluto porre la 28ª giornata mondiale. E allora il pensiero va alla speranza, al Signore che ci sorprende sempre, che cammina accanto a noi. È vero che oggi un po' tutti e anche i nostri giovani sentono il fascino di tanti idoli che si mettono al posto di Dio e sembrano dare speranza. Il denaro, il successo, il potere, il piacere. Frequentemente spesso una sensazione di un senso di solitudine e di vuoto si fa strada nel cuore di molti. Da qui l'auspicio, siamo, diventiamo luci di speranza. Incoraggiamo la generosità che caratterizza i giovani, accompagniamoli nel diventare protagonisti della costruzione di un mondo migliore. Spiritualità, generosità, solidarietà e poi quel terzo atteggiamento che il Papa raccomanda, dopo il mantenere la speranza e lasciarsi sorprendere da Dio, vivere nella gioia. E alla fine, ma ormai ci siamo abituati, anche un saluto fuori programma e quei gesti, quelle immagini che rimangono nel cuore. Lo Spirito Santo descenda sulle permanenza per la sua. Se è possibile, ogni giorno che passa il Papa sorprende ed emoziona sempre di più, e non solo i giovani. Le sue parole rivolte dall'ospedale São Francisco de Assis ai ricoverati, per lo più ragazzi drogati o alcolizzati, sono un grido di dolore e di indignazione che attraversa il mondo, contro ogni mercato e mercanti di morte. Abbracciare chi è nel bisogno, come fece San Francesco, chi è nel buio della dipendenza, è il primo dovere. Ma non basta, dice Papa Francesco. Occorre affrontare i problemi, offrendo una prospettiva di giustizia e di speranza nel futuro. Do traffico de drogas. Che favorisce la violenza. Il traffico di droga favorisce la violenza e semina la morte ed esige dall'intera società un atto di coraggio. Non è lasciando libero l'uso della droga, come si è detto in molte parti dell'America Latina, che si riuscirà a liberarci dalla dipendenza dalla droga. È invece necessario affrontare i problemi d'uso da droga. Ad ascoltare Francesco in diretta ci sono anche i giovani del nostro paese con i vescovi e i brasiliani di origine italiana, riuniti in forza al Maracanazinho. E così il pensiero è anche per noi. Fidatevi di Cristo, ascoltatelo, seguite nelle orme, non ci abbandona mai. Neanche nei momenti più bui della vita. Ed è una festa che non ha bisogno di troppi commenti. L'entusiasmo è molto alto per l'incontro con tanti giovani presenti qui a Rio. Entusiasmo, diciamo, a 360 gradi. Sì.
nella dimensione proprio anche spirituale della preghiera e anche nell'incontro con tante persone. Oggi inizieremo le catechesi e quindi inizierà proprio anche il cammino di preparazione più profondo, anche più così con i contenuti relativi al messaggio del Papa. E abbiamo così ascoltato anche Don Maurizio Tremolada, che guida la nostra delegazione ambrosiana come responsabile del servizio giovani della pastorale giovanile diocesana, appunto. Per concludere al meglio questa pagina dedicata alla GMG, vogliamo ascoltare ancora il Cardinale che spiega il significato della veglia di preghiera e della celebrazione eucaristica da lui presieduta a Caravaggio, nel santuario di Caravaggio, per i giovani lombardi che in Brasile non sono andati. La GNG, con la presenza di Papa Francesco, sarà certamente un'occasione di grande risveglio religioso, anzitutto per i brasiliani, per il popolo latinoamericano, ma anche per i non pochi italiani, tenendo conto delle distanze, e anche per i nostri ambrosiani che hanno voluto compiere il gesto di andare fisicamente là. Ma la cosa bella che mostra la fecondità della GMG di questi anni è che i nostri ragazzi rimasti qui hanno chiesto e hanno voluto prendere parte, utilizzando i nuovi mass media, a questa realtà, no? E quindi l'incontro e la veglia di Caravaggio con la preghiera, l'ascolto del Papa e la chiusura della messa del mattino è una modalità di partecipazione al gesto. E il gesto di quest'anno è come un invito grande ad aprirci a che tutti i giovani, che per loro natura sono curiosi della realtà, si spalanchino a tutti i loro amici comunicando la bellezza di ciò che loro vivono. La GMG è un luogo in cui si vede che Gesù c'entra con la vita di tutti i giorni, con gli affetti, col lavoro, col riposo. Allora, certamente Papa Francesco, che ha una capacità di stare davanti alla gente veramente straordinaria, troverà le parole e i modi per aiutare i ragazzi a comunicare la bellezza del loro vivere la fede in Gesù, come questa cosa li renda amici, li renda creativi, li renda carichi di speranza, e io mi auguro che li possa rendere anche un fattore di costruzione, di rinnovamento della Chiesa e della civiltà in Europa, perché ne abbiamo tanto bisogno. Con queste parole del Cardinale ci congediamo da voi, ma torneremo giovedì prossimo, come abbiamo detto, per l'ultima puntata della Chiesa nella città di questa stagione 2012-2013, e quindi non dimenticate l'appuntamento 18:30 giovedì, e poi con le repliche Telenove News. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.